ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il pain brioche. Questa ricetta nacque in Francia durante la Rivoluzione francese, quindi stiamo parlando intorno al 1790. A diffonderlo fu proprio l'aristocratica Maria Antonietta che disse al popolo che lo poteva mangiare tranquillamente. È formato nella parte superiore da una crosta marrone bella croccante, sulla quale di solito vengono messe delle decorazioni come per esempio degli zuccherini. L'interno invece è morbidissimo e di colore giallo intenso. È una ricetta fantastica e oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 150 g di burro di qualità morbidissimo tagliato a cubetti. Per chi non avesse visto il nostro video può guardare il link che apparirà ora in alto a destra, 270 g di farina zero, 3 uova con peso totale senza guscio di 150 g, 40 g di zucchero, 7 g di lievito secco, 4 g di sale marino integrale, la buccia di un limone biologico e una bacca di vaniglia bourbon. Per prima cosa prendiamo una ciotola più capiente e ci mettiamo dentro tutte le nostre polveri, quindi farina, zucchero, sale e lievito. Poi le mescoliamo per bene aiutandoci con un frustino. Poi aggiungiamo le uova e iniziamo a lavorare con le fruste elettriche, possibilmente devono avere i ganci del pane. Quando vediamo che iniziamo a faticare a mescolare il nostro composto con le fruste elettriche, iniziamo ad aggiungere poco alla volta il burro e continuiamo a mescolare. Dopo aver aggiunto tutto il nostro burro, possiamo aggiungere i semi della bacca di vaniglia bourbon e la scorza di limone. Poi mescoliamo il tutto per bene per altri 10 minuti, sempre aiutandoci con le nostre fruste elettriche. Dopo 10 minuti di lavorazione noterete che il nostro impasto inizia a staccarsi dalle pareti e formare una palla. A questo punto ci possiamo fermare, togliamo l'impasto residuo dalle nostre fruste elettriche, poi così com'è lo giriamo, lo schiacciamo leggermente e lo ricopriamo con la pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo lievitare nel forno spento solamente con la luce accesa fino al raddoppio. Quando il nostro impasto avrà raddoppiato, gli togliamo la pellicola alimentare trasparente e lo possiamo mettere sul nostro piano di lavoro. Poi lo schiacciamo aiutandoci con le mani, formiamo una specie di rettangolo, poi facciamo delle pieghe. Seguite attentamente quello che sta facendo la mia mamma. Ok. Ora creiamo una palla, riprendiamo di nuovo la nostra ciotola, ci rimettiamo dentro di nuovo il nostro impasto, lo ricopriamo con la pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo a riposare in frigo per tutta la notte. Dopo 14 ore di riposo in frigo prendiamo il nostro impasto, lo spolverizziamo leggermente con la farina. Lo mettiamo sul nostro piano di lavoro, sempre spolverizzato con la farina, e creiamo un rettangolo aiutandoci con le mani. Poi andiamo di mattarello. Quando avrà raggiunto la lunghezza di 35 cm, gli possiamo applicare 3 pieghe. Spolverizziamo di nuovo il nostro banco di lavoro, ci mettiamo un po' di farina anche sopra e creiamo di nuovo un rettangolo. Adesso possiamo fare di nuovo le 3 pieghe e formiamo nuovamente un altro rettangolo, sempre spolverizzando il banco di lavoro e il nostro impasto con della farina. E per l'ultima volta facciamo le nostre 3 pieghe. Poi lo ricopriamo con la pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo a riposare in frigo per 5 minuti. Ora pesiamo il nostro impasto e lo dividiamo in 3 parti uguali. Fatto ciò prendiamo uno dei 3 pezzi e creiamo un rettangolo aiutandoci con il mattarello. Quando il nostro rettangolo avrà raggiunto 27 cm di lunghezza e 17 di larghezza lo andiamo ad arrotolare su se stesso. Ora lo allunghiamo un pochino e facciamo la stessa cosa anche con gli altri 2 pezzi.
Adesso prendiamo i nostri tre rotolini e li iniziamo ad intrecciare. Per prima cosa li attacchiamo uno sopra l'altro, come sta facendo la mia mamma, poi iniziamo ad intrecciare. Seguite attentamente i suoi movimenti. Ci siamo quasi. Ecco fatto. Ora con coraggio prendiamo il nostro impasto e lo mettiamo in una nostra teglia che misura 27 cm di lunghezza, 10 di larghezza e 8 cm di altezza. Poi la possiamo coprire con un canovaccio umido e la lasciamo lievitare nel forno spento solamente con la luce accesa dalle 2 ore e mezza alle 4 ore, perché comunque il nostro impasto è ancora molto freddo. Dopo 3 ore di lievitazione il nostro impasto ha raggiunto il livello della teglia, ora lo andiamo a spalmare con dell'albume d'uovo e poi ci metteremo sopra degli zuccherini per dare una parte dolce in più. Poi lo cuociamo a forno normale 180 gradi per 25-30 minuti. Se vedete che inizia ad imbrunirsi troppo, passati 20 minuti mettete sopra un foglio di alluminio e continuate la cottura. Dopo 30 minuti di cottura abbiamo tirato fuori dal forno il nostro pan brioche, ora lo lasciamo 5 minuti a raffreddarsi dentro la teglia, passati 5 minuti lo trasferiamo su una griglietta e lo lasciamo lì a raffreddare completamente. Ma guardate com'è venuto bene il nostro pan brioche, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presenta dentro! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di un pan brioche. Guardate che morbido! Ragazzi, è buonissimo, molto soffice, si scioglie in bocca proprio a una nuvola. Si sente quel leggero retrogusto di vaniglia e poi ci sono anche gli zuccherini che vanno a completare il tutto. Insomma ragazzi, è una merenda stratosferica assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata! Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche!